fase vita è, diciamo, è quella dove arriva il maggior numero di persone, perché dalla partenza arrivano tutti. E siamo circa in 120 volontari e ci suddividiamo in due turni. Il primo turno fa fino alle 8:30, 9 di sera, e l'altro dalle 9 di sera alle 7 del mattino. C'è una zona dove ci sono tutte le sacche che sono arrivate stamattina alle 11 dopo la partenza, le abbiamo scaricate, le abbiamo ammucchiate per decine, centinaia, in modo da aver comodo poi riprenderle e consegnarle ai corridori, e man mano che loro arrivano gliele diamo. Poi loro prendono queste sacche e vanno in un locale dove si possono cambiare, vestire e insomma fare un po' quello che hanno bisogno in quel momento. Possono anche prendersi una doccia e poi vengono a mangiare. Qua abbiamo la sala a pranzo dove si mangiano dei pasti caldi, della pasta, della carne, delle patate, oppure frutta, crostate, insomma frutta fresca, un po' di tutto. Ci sono anche delle bevande calde, abbiamo una cucina attrezzata, ci sono le cuoche, una decina di persone all'interno che predispongono questo. Nella casa qua di fronte c'è la possibilità di pernottare, chi vuole dormire qualche oretta, ci sono circa 180-200 posti letto e possono dormire un'oretta o due, l'importante è che entro le 6 del mattino di domani siamo pronti per partire.